Ciao amiche, ciao amici, volevo dare alcuni consigli pratici per riconquistare un amore. Allora, il primo consiglio per riconquistare un amore è non generare, diciamo, aggressività. Quindi evita di iniziare a tartassare di messaggi, ti voglio, e usciamo, e perché l'hai fatto, e per come, e non è giusto, e piangere, sbraitare, eccetera, eccetera. Evita tutta sta roba. Questo è una roba inutile che genera soltanto, attiva soltanto i meccanismi di difesa nell'altra persona. Quindi iniziare a tartassare è la cosa peggiore che puoi fare perché va a scatenare rabbia, rancore, risentimenti. Punto primo. Punto secondo, lascia passare del tempo perché se continui anche a manifestare la tua presenza, quello non potrà mai capire se in realtà gli manchi o non gli manchi, perché se io voglio, come dire, lascio una persona e però questa persona qua è sempre lì che mi manda comunque un messaggio anche come amica e qua e là e cerca, cioè io l'abbandono proprio, non me lo vivo per nessun motivo, perché so che tanto è sempre lì presente. Per cui la prima cosa che devi fare, la seconda cosa, la prima è quella di non rompere, diciamo così, lamentandoti. La seconda è quella di non continuare a interagire, perché comunque dai sempre presenza. Quindi prendi un momento di distacco. Nel momento in cui tu ti lascia o lei ti lascia, ne prendi atto e dici, vabbè, ho capito, vuol dire che non ero la persona giusta per te, quindi fai passare questo messaggio, non ero la persona giusta per te. E fai silenzio stampa. Quanto deve durare il silenzio stampa? Beh, diciamo, almeno per affinché avvenga qualcosa dentro l'altra persona, statisticamente sono almeno 3 settimane circa, però potrebbero volercene anche di più. Ci sono casi in cui la persona ha iniziato a razionalizzare di sentire la mancanza di un'altra persona anche dopo 3-4 mesi. Non è detto che avvenga istantaneamente, perché ci sono delle situazioni, dipende da come va anche la vita dell'altra persona, perché se l'altra persona, per dire, ti lascia perché vuole mettersi o si mette con un'altra persona, deve avere tempo per sperimentare quello che prova con un'altra persona, e se tu gli dici no, quello non va bene, o comunque cerchi di antagonizzare col rivale o la rivale, dai in realtà il tuo potenziale all'altra persona, perché nel momento in cui tu cerchi di, diciamo, come dire, allontanare la persona che desideri dal rivale, questo si avvicinerà ancora di più. Quindi devi semplicemente lasciare che lui o lei faccia ciò che cavolo vuole, le sue esperienze, lo lasci nel suo brodo, fondamentalmente. Perché tanto ci penserà la vita a somministrare, diciamo, eventuali negatività. Poi, se ha trovato l'amore della sua vita, va bene, cioè è giusto che si viva l'amore della sua vita. In realtà, se noi amiamo qualcuno, dovremmo amare il fatto che questa persona sia felice. Quindi, comunque, lo lasciamo nel suo brodo, la lasciamo nel suo brodo per un tempo, diciamo, minimo di 3 settimane, ma meglio abbondare, diciamo, un pochettino piuttosto che deficere. Intanto, ecco, l'altro punto, evita di pensare che questo si dimentica di te, perché non si potrà dimenticare di te, vabbè, a meno che non avete avuto una storia di un'ora, diciamo, non è che si può dimenticare di te in 448. Se c'è stata una relazione, si ricorderà anche tra 20 anni, voglio dire. Quindi lascia passare un po' di tempo e poi, dopodiché, ecco, utilizza questo tempo per cercare di capire quali sono le vere motivazioni che hanno spinto questa persona ad allontanarsi da te, che cos'è che non funzionava, anche perché altrimenti resta sempre un inquinamento, resta sempre un qualcosa. Quindi devi capire se sono state motivazioni emotive, se appunto non gli hai dato le giuste emozioni, se ci sono state motivazioni logico-razionali, se contro di te c'era, che ne so, la famiglia di questa persona, gli amici. Devi cercare di capire, insomma. Fondamentalmente, perlomeno capire se il motivo è un qualcosa di emotivo, emozionale o un motivo logico-razionale.
Motivi logico-razionali possono essere le differenze, normalmente sono le differenze, differenze d'età, di cultura, di religione, cavolo ne so, di status sociale, di, le differenze fondamentalmente. Invece emotivamente le differenze possono unire, però bisogna vedere quale delle due parti prevale sull'altra. Ma indipendentemente da quello che sia, poi si può ristrutturare tutto. Devi tenere presente un'altra cosa, che se tu te ne stai semplicemente lì a guardare senza fare nulla, nel momento in cui l'altra persona avrà una crisi, una caratteristica dell'essere umano è avere delle regressioni. Come hanno i bambini, il bambino quando vive un periodo di crisi regredisce, rimette il ciucciotto in bocca, diciamo così. E lo stesso avviene negli adulti, sono meccanismi innati, per cui se ha iniziato una nuova storia, nel momento in cui ha una crisi, tu che sei lì dalla finestra che aspetti, devi sapere che sarà molto probabile che si rifarà vivo con te o si rifarà viva con te, perché avrà una regressione. E quindi a quel punto lì, nel momento in cui è l'altra persona che riviene direttamente a cercare te in qualche modo, a quel punto lì tu hai tutte le possibilità di diciamo iniziare a mettere dei vincoli, iniziare ad attrarlo, cambia tutto un mondo, è lui che entra dentro il tuo mondo o lei che entra dentro il tuo mondo, quindi è un po' come fare una pesca facilitata. Però quindi i punti sono evitare stressare, supplicare, inveire eccetera, evitare di dare presenza, lasciare quindi uno spazio che può andare da 3 settimane a qualche mese di silenzio stampa. Nel frattempo, diciamo così, trovare le motivazioni e poi fare un aggancio, diciamo, passato questo tempo, tentare un aggancio o un aggancio logico-razionale o un aggancio emozionale. Questo dipende un po'. Normalmente conviene fare un aggancio situazionale, cioè trovare un motivo, una scusa, qualcosa per ristabilire un contatto, giusto come test, anche un semplice ciao, come stai, come va, come sta andando la tua vita, per capire dall'altra persona se c'è una risposta o meno. E poi da lì si costruisce il tutto. Non è detto che sempre sia possibile, però se vengono fatte le cose nel modo giusto, spesso è possibile che riconquistare un amore. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda postata nei commenti e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!